Quando me l'hanno detto non ci volevo credere. Un videogame dedicato a me e a Questa è la legge? Libero, gratuito e disponibile per tutti. È opera di Federico e Alessio, i ragazzi di Inside Mood. Trovate il link per il download in descrizione di questo video. Sono stati bravissimi a fare una riproduzione di un certo avvocato Angelo Greco, con tanto di cravatta rossa in stile Trampiano, il cui scopo è quello di salvare i clienti da scartoffi e diffide. Se qualcuno si è mai chiesto cosa si prova a fare l'avvocato, beh, con questo videogame ne avrete un'idea, perché è tutto un corri-corri per cercare di salvare ora una vecchietta dalla cartella esattoriale ereditata dal marito, ora un amico da una multa, ora il vicino di casa da una citazione. Insomma, ma dove sta scritto che gli avvocati debbano vestire sempre in completo e mocassini? Altro che, io in tribunale imporrei la tuta e le scarpe da tennis per quanto c'è da correre da un'aula all'altra o da un piano all'altro. Questo videogame rappresenta in modo simpatico tutto ciò e vi anticipo che arriverà anche la versione 2 del videogame, quella dell'avvocato che scappa a destra e sinistra per cercare di recuperare i soldi dai clienti. Il suo funzionamento è davvero intuitivo e ve ne darò una dimostrazione alla fine di questo video insieme a un noto esperto di videogame. Lui è Francesco, autore del canale YouTube Parliamo di Videogiochi, che seguono già in parecchi e che da ora potrete seguire anche voi. Ma visto che il mio è un canale che parla di legge, prima di indossare i panni dello YouTuber gamer per farvi vedere come funziona l'app di Questa è la legge, voglio dirvi un po' di questioni legali sui videogame che forse ancora non sapete. Siete pronti? Sigla! Se possiedi un videogame usato che non usi più, chiaramente originale e con tanto di licenza, puoi rivenderlo a chi vuoi. La legge ti consente infatti non solo di regalare, ma anche di scambiare o vendere CD, DVD o qualsiasi altro supporto contenente software per computer o console, anche dopo solo un giorno dal loro acquisto. Non commetti alcun reato quindi nel rivendere videogames, né la casa produttrice ti potrà accusare di aver violato il copyright. A questo importante principio è arrivata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui il titolare del diritto d'autore, diritto che consente a quest'ultimo di avere il monopolio sulla distribuzione del proprio prodotto, consuma tale suo potere dopo la prima vendita. Dopodiché il prodotto è di chi lo ha comprato, che può farne quello che vuole. Ma attenzione, per non violare la legge dovete vendere il supporto fisico originale. Non potete vendere una copia non originale o quella di backup che vi siete procurati masterizzando il prodotto originale. Inoltre, vendendo il prodotto originale dovete disinstallarlo dal vostro computer in modo che non lo possiate più utilizzare, e ciò per via del fatto che avete acquistato una sola licenza d'uso. Allo stesso modo non potete conservare per voi una copia di riserva del programma. In pratica il videogame non può mai avere più utilizzatori nello stesso tempo, a meno che non sia stata acquistata una multilicenza. Lo stesso principio vale anche se avete acquistato solo un link per un download, il cui accesso vi è stato dato dopo il pagamento tramite username e password. Anche in questo caso potete cedere dietro pagamento le credenziali di accesso e quindi la possibilità di scaricare il videogioco. Ciò che infatti vi è consentito di vendere di seconda mano non è solo il supporto fisico, ad esempio il CD o il DVD, ma la licenza d'uso che appunto si può acquisire anche tramite il download da un link. In sintesi, potete vendere un videogioco di seconda mano, non violate in questo caso il diritto d'autore, questo perché il supporto fisico una volta acquistato è vostro e ne potete fare ciò che volete. Insomma, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, così come è possibile rivendere libri, CD e DVD usati, è possibile farlo anche con i programmi scaricati da internet. Ne valgono eventuali clausole contrattuali contrarie che avete accettato al momento del download e che limitino la possibilità di rivendita. Ciò che non potete fare è, se riuscite a superare le protezioni, sbloccare il programma e cederlo a più persone. In quel caso violate il copyright. Discorso diverso è invece per chi scarica un videogame dalla pirateria, craccato e non munito di licenza. In questo caso violate la legge sul diritto d'autore. Ma se lo fate per un uso personale, ossia solo per giocarci voi stessi, non commettete alcun reato ma solo un illecito amministrativo punito con una sanzione fino a 154 euro per ciascun download. Quindi se scaricate 5 videogiochi pagherete 154 euro per 5, ossia 770 euro. In più vi viene confiscato il materiale. Se invece lo fate per scopo di lucro, ossia con l'intento di rivendere il videogioco che avete scaricato illegalmente, commettete un vero e proprio reato.
creato. Allo stesso modo viene trattata la condivisione del file pirata, ossia la distribuzione su larga scala, ad esempio con piattaforme di peer-to-peer come Torrent. Se lo fate senza scopo di lucro vi beccate solo una sanzione amministrativa, altrimenti anche in questo caso c'è il penale e si arriva alla reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa fino a 15.000 euro circa. Naturalmente il reato si commette solo se il file scaricato o venduto e condiviso è protetto dal diritto d'autore. Se invece si tratta di software freeware, potete fare ciò che volete, ma leggete bene le istruzioni fornite dal produttore, che potrebbero aver imposto altre seppur minime restrizioni. Vediamo ora se è legale craccare, ossia togliere la protezione a un software o a un videogioco. Il tipico caso è quello di chi riesce a togliere le restrizioni all'uso gratuito per un particolare limite di tempo, rendendo libero il videogame per sempre. Oppure chi consente alla propria console di leggere anche i supporti pirata. Questo tipo di azioni è illegale, ma ci sono dei casi in cui craccare una console è lecito. Infatti, se lo scopo è quello di rendere la console interoperabili tra loro anche con altri videogiochi protetti da case terze, non c'è alcuna violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Esistono infatti delle sentenze secondo cui le misure di protezione devono essere sempre proporzionate, senza esagerare. Non possono cioè impedire l'utilizzo di qualsiasi altro programma, gioco o contenuto multimediale che sia diverso da quello della casa produttrice. Immaginiamo ora che lo sviluppatore di un videogame, dopo aver realizzato la propria app, voglia tutelarne il codice sorgente da eventuali abusi di terzi. Il nemico più temuto è chiaramente il plagio. Come far conoscere la propria opera senza che possa essere copiata? Il codice di un videogame è un'opera protetta dal diritto d'autore, proprio come una canzone o il testo di un libro o una poesia. Pertanto la protezione è automatica e scatta con la nascita dell'opera stessa. Il realizzatore dell'opera ha il diritto di tutelare gli eventuali utilizzi o plagi altrui. Per farlo deve dimostrare di essere il primo autore di tale prodotto. E per provare l'anteriorità non è necessario né depositare l'opera alla SIAE né tantomeno brevettarla. È possibile ad esempio recarsi da un notaio con il codice stampato su fogli di carta e farsi apporre una data certa in modo che nessuno possa dire che quello stesso codice esisteva da prima. Oppure è possibile spedirlo a se stessi con una raccomandata senza busta, ossia un foglio ripiegato su se stesso e con i timbri di congiunzione dell'ufficio postale. Infatti l'attestazione del postino con la data di spedizione funge da certificazione di pubblico ufficiale. Lo stesso scopo viene realizzato inviando una PEC a se stessi. Anche in questo caso si ottiene la data certa. Non esistono norme che vietino determinati videogame ai minori. Si tratta solo di raccomandazioni delle case produttrici, ma se un negoziante vende un videogame a un minore di 18 anni non c'è modo di sanzionarlo. In realtà l'unica cosa che possono fare i genitori è impugnare il contratto e chiederne l'annullamento entro 5 anni perché concluso da un soggetto minore, cioè incapace d'agire, e pretendere la restituzione dei soldi. Si tratta però di un rimedio generale consentito per qualsiasi tipo di acquisto fatto da chi non ha ancora compiuto 18 anni, quindi non solo per i videogame. Invece non esiste una tutela specifica per proteggere i più piccoli dai videogiochi violenti o che creino dipendenza. Bene ragazzi, ora come promesso vi faccio vedere come si gioca al videogioco di Questa è la legge. Come vi anticipavo in apertura, ho chiamato a testarlo Francesco del canale Parliamo di videogiochi. Lui in verità è un critico, quindi un esperto come pochi ce ne sono, che questa volta ha deciso di comandare il mio avatar per vedere che succede in un giorno di ordinaria follia in tribunale. Bene Francesco, sei in linea? Sì, ci sono. Sei pronto per questo test di questo mio avatar in stile Trump con un tanto di cravatta rossa? Prontissimo, infatti la prima cosa che ho pensato, Trump, sia il cravattino sia il capello biondissimo. Arriviamo quindi, arriviamo in tribunale a cavallo di un cavillo allora, dai. Anche se vedo che c'è la classifica con gente veramente agguerritissima, anche perché ho fatto un paio di partite e comunque è tosta arrivare a quei punteggi. Eccoci. Eccolo qua, il nostro avvocato in scarpe da tennis che cerca di recuperare cartelle esattoriali. Tu lo sai che una volta un cliente è venuto da me allo studio e mi ha detto: avvocato, ho ricevuto una cartella esattoriale. E io gli ho detto: beh, la tagli pure, che deve fare? Mia madre ha anche una cosa che mi ha sempre detto fino a quando ero piccolo: le cartelle esattoriali sono sempre state il suo più grande incubo, quindi è
ricorrente. Beh, è un incubo comunque relativo, perché sai che a volte gran parte delle cartelle esartoriali sono prescritte. Quasi, quasi il 50% delle cartelle che ricevono i clienti sono quasi sempre prescritte. Sai? La pubblica amministrazione si muove alla velocità dei continenti. Poi tu lo sai meglio di me, l'avvocato è un uomo che salva i vostri soldi dai vostri nemici, però poi se li tiene per sé. Li tiene per sé. Beh. No, senza dire, no, più che altro mi è venuto in mente adesso che la settimana scorsa mi sono preso una multa sul divieto di sosta, solo che non, cioè era una zona carico-scarico, però non, tipo le linee erano sparite. Ah, ecco. Beh, game over. È sparita la mia partita. È sparita la partita. Ma facciamo un'altra prova, vediamo se riesci a superare te stesso. Anche sì. Sì, sì, dai. Tanto di avvocati ne abbiamo tanti in Italia, c'è sufficienza per una nuova partita. Sì, no, infatti. Ma del resto poi Dio ha creato gli avvocati affinché gli uomini non dessero la colpa di tutti i loro mali sempre al diavolo, quindi ne abbiamo a sufficienza. È stato benevolo anche verso il diavolo. Quindi dicevi che hai ricevuto una multa, ma sai che le multe, tu devi, la prima cosa che devi fare quando le apri è controllare che non siano passati più di 90 giorni dal giorno della violazione, perché sennò è illegittima. Molte di queste sono nulle per questo aspetto. Ah sì? Eh sì. Poi magari l'avvocato ti farà vedere un ricorso in cui le prime 10.000 pagine sono intitolate sommario, però poi alla fine si riduce in due parole la multa in nulla per decorso dei termini. Bene. Come lo vedi questo avvocato? Cartelle esattoriali. Sì. Cartelle, molto. Come lo vedi questo avvocato? Mi sembra più bravo di quello precedente, dai. Sì, no, è abbastanza agile. Diciamo così, ah, ecco, manco l'ho detto. Stava andando un po' peggio. Però, cioè, tutto sommato, dai. Penso che me la stia cavando. Sì, ma poi... difficile. Erano tutti assieme in quel momento. No, perché ci capitano alcuni momenti in cui arrivano in contemporanea su più file, quindi è un po' da impazzire, ecco. Là è la vera bravura. Però sembra che stia andando meglio rispetto a prima. Sì, leggermente meglio. Bene, dai. Questo mi sembra più che sufficiente, anche perché abbiamo salvato diversi clienti questa volta. Anche se poi si dice che l'avvocato ha un solo cliente, che è la sua reputazione, però dai, stavolta noi ne abbiamo salvati più di uno. Infatti, poi abbiamo fatto circa quasi 3.000 euro in 3-4 minuti, quindi... questa è l'unica cosa di fantascientifico rispetto alla realtà di questo videogame. Infatti. Per vedere 3.000 euro bisogna attendere 5 anni di causa. Ah, ecco. Vabbè, dai, non svegliamo il finale a chi sta studiando giurisprudenza in questo momento. Esatto. Va bene, Francesco, grazie, dai, abbiamo fatto questa partita, ci siamo divertiti. A presto, ci vediamo anche sul tuo canale, parliamo di videogiochi. Esatto, alla prossima. Grazie, ciao. E questa è la legge. Avvocato Angelo Greco, questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.